un nuovo incontro tra amministrazione comunale e Regione Marche sul progetto di fiume, un progetto in ballo da diverso tempo. Assessore Guzzi, a che punto siamo? In questo caso è un approfondimento dello stato del torrente Arzilla qui a Fano. Per quel che riguarda oggi, l'incontro è calibrato su richiesta appunto del Comune di Fano, soprattutto sulla qualità delle acque, per portare a termine una serie di controlli, perché a volte è successo d'estate che dopo qualche temporale, qualche piena dell'Arzilla, si è dovuto interrompere l'attività balneare. Noi come Regione Marche, come assessorato all'ambiente, abbiamo poche ore fa, pochi giorni fa, finanziato 50.000 euro una serie di analisi da poter fare in collaborazione con l'ASUR, ARPAM e Comune di Fano, per verificare proprio quelli che possono essere gli elementi che portano qualche fonte di inquinamento. Io, visto che oggi siamo qui, ci tengo anche a dire che proprio in queste ultime ore, una settimana fa, abbiamo finanziato sul torrente Arzilla 400.000 euro che saranno effettuati lavori attraverso il consorzio di bonifica su nostra iniziativa per la pulizia invece del torrente Arzilla. La pulizia vuol dire rimuovere alberi caduti, rimuovere situazioni che magari potrebbero ostruire lo scorrimento delle acque, eccetera, lavori che non si facevano probabilmente da decenni. Comprenderà buona parte della parte a monte, diciamo, del torrente Arzilla. Sul contratto di fiume, a che punto siamo dal punto di vista del comune? Sul contratto di fiume stiamo lavorando. Non è semplice, perché il contratto di fiume è una cosa molto complessa e prevede il coordinamento di più stakeholder. Noi presenteremo il risultato che abbiamo ottenuto, che è il finanziamento da parte della Regione Marche, che ringraziamo, di 50.000 euro per un progetto di collettamento degli scarichi di Monbaroccio. Perché è importante, direte voi, visto che gli scarichi sono di Monbaroccio e noi siamo di Fano? Anzitutto perché si tratta di un sistema connesso e quello che arriva nell'Arzilla poi finisce inevitabilmente anche nel nostro territorio e nelle nostre spiagge. Siccome noi vogliamo risolvere il problema a monte, non fare degli interventi palliativi, questa è la strada giusta, e dalla collaborazione con la Regione è nato proprio questo sblocco. Sindaco Petrucci, ci siamo lasciati non molto tempo fa con la presentazione di questo progetto che implica un po' i comuni che sono un po' a monte dell'Arzilla per un collettamento delle acque al depuratore. Questo incontro evidenzia una tappa ulteriore su questo cammino? Assolutamente sì. Oggi stiamo parlando di un fiume che parte da Fonte Corniale 500 metri sul livello del mare per passare per Monbaroccio e scendere poi per Fano e quindi alla foce. Un percorso importante che, oltre ai 50.000 euro di cui parlavamo quella volta, relativi alla progettazione del collettamento dell'area industriale di Monbaroccio, che grava fortemente su quella che è la foce del fiume Arzilla, torniamo a parlare del fiume Arzilla, su quello che è un percorso legato anche a ulteriori risorse che, tramite il consorzio di bonifica, ma grazie alla Regione Marche, possono essere ulteriormente investite. Si parla di altre 400.000 euro che possono gravare e beneficiare sul territorio per le risorse che andranno a migliorare quello che è il percorso dell'asta fluviale. Un fiume che permette di, oltre che il percorso fauna e flora, che è ricchissimo sull'area che attraversa nei 20 km lineari in cui è prevista, anche di creare maggiore sinergia fra territori.